La Repubblica degli Saggisti festeggia quest'anno il suo decennale nel 2019 perché è stata fondata nel 2009 come testata giornalistica online per fornire uno spazio, una piattaforma di incontro e di confronto per i giovani che si affacciavano al mondo del lavoro. Lo stage era un fenomeno che già allora era in crescita, ma i giovani non avevano un punto di riferimento per poter sapere i loro diritti e doveri, per poter portare avanti delle rivendicazioni o anche denunciare un utilizzo distorto dello strumento dello stage. E io, essendo una giornalista, ho deciso di aprire questo spazio e di dedicarlo ai giovani in cerca di lavoro. Io stessa ho fatto 5 stage e mi sono ritrovata nei panni della stagista sfruttata, non pagata, che non conosceva i propri diritti. Mi sono resa conto nel momento in cui stavo facendo la scuola di giornalismo che per altri la passione giornalistica era raccontare una partita di calcio o una sfilata di moda o un caso di cronaca. Per me era raccontare il mondo del lavoro e quindi ho pensato che fosse giusto seguire questa passione e anche sfruttare questa passione per dare uno strumento ai giovani. La vera storia della Repubblica degli Saggisti comincia un po' prima del 2009, comincia nel 2007 con un blog che aveva lo stesso nome, Repubblica degli Saggisti. Il tempo che io dedicavo a questo blog ha cominciato ad essere di più di quello che io dedicavo agli articoli retribuiti e quindi le persone che mi volevano più bene intorno a me mi hanno detto: sediamoci a un tavolo e vediamo come si può fare per rendere questo tuo progetto che ti appassiona così tanto anche una fonte di reddito. E quindi da lì è nata la Repubblica degli Saggisti come testata giornalistica online con un sistema, un meccanismo di finanziamento legato alla visibilità che noi diamo sul sito alle aziende virtuose, cioè quelle che si comportano bene con gli stagisti e che abbracciano una nostra piattaforma valoriale. La particolarità è che l'azienda, ciascuna a seconda della propria grandezza, paga una quota di adesione annuale, ma non basta che ci paghi. Se un'azienda ci dice: io ti do i soldi ma non voglio sottoscrivere con te l'impegno a trattare bene gli stagisti, noi rinunciamo ai soldi e diciamo all'azienda: vai da un'altra parte. Il sito è suddiviso in 3 grandi macro aree. C'è la parte giornalistica, che è il nostro core business, quindi qualsiasi cosa a 360 gradi che possa interessare un giovane che si affaccia al mercato del lavoro. Quindi buone notizie, denunce, informazioni di servizio, come cambia la normativa, che diritti hai. E poi storie, perché noi raccogliamo tantissime storie di giovani che hanno fatto delle buone esperienze di stage. Poi c'è la parte dedicata alle aziende, quindi i giovani, i nostri lettori, possono entrare in contatto con un elenco di aziende che sono virtuose perché si sono formalmente impegnate con noi a garantire delle buone condizioni di stage e poi di eventuale successiva assunzione. E poi c'è una parte, diciamo, di servizio con le normative, con le FAQ, quindi con tutte, diciamo, una parte che il giovane può consultare quando ha veramente bisogno di una risposta diretta. Poi c'è il forum, che invece è uno spazio dove i giovani possono porre le loro domande, ma anche raccontare le loro esperienze e anche quella la cosa che mi piace di più, consigliarsi a vicenda. In linea generale, in 10 anni è cambiato molto il sistema degli stage perché è aumentata la consapevolezza sia da parte delle aziende sia da parte degli stagisti. Lo dico senza falsa modestia, anche grazie alla Repubblica degli Stagisti, perché la battaglia più grande che noi abbiamo fatto dal primo giorno in cui abbiamo cominciato la nostra attività è quella contro gli stage gratuiti, e l'abbiamo parzialmente vinta perché da circa 5 anni ci sono delle leggi che vietano lo stage gratuito quando è extra curriculare, però è aumentato molto anche l'uso e io sono molto preoccupata da alcuni aumenti. Per esempio, il settore turistico ricettivo ha aumentato in maniera molto forte l'utilizzo degli stagisti, così come il settore della piccola grande distribuzione, e questo è un problema perché così nascono gli stagisti cassieri, gli stagisti magazzinieri al supermercato, gli stagisti barman negli hotel, e questo sono tutte mansioni che hanno bisogno, diciamo, di una formazione
molto più breve dei 3 o 6 mesi classici dello stage, e quindi noi pensiamo che dietro a stage così lunghi per fare il cassiere al supermercato vi sia un utilizzo non sano dello stage. Adesso noi dobbiamo comunque continuare la battaglia, perché rimane l'altra metà della mela, cioè gli stage curriculari, che invece sono ancora gratuiti, è possibile ancora non dare niente, e quindi noi stiamo lavorando per questo. Per me l'Italia che cambia è quella parte d'Italia che continua a fare bene e malgrado tutto quello che non va bene. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia